giorno. I ragazzi non credono ad una parola di quello che oggi ci insegnano a scuola. I ragazzi diffidano di ogni proposta, non stanno cercando nessuna risposta, ma fatti, giustizia, rigore morale da parte di chi calza questo stivale. I ragazzi hanno il tempo che li tiene in ostaggio, ma da oggi hanno deciso di farsi coraggio, perché non ci sia un'altra strage di maggio. Per riuscire ci vuole cultura e coraggio, cultura di pace, coraggio di guerra, il coraggio di vivere su questa terra e di vincere qui questa nostra battaglia. Perché quando nel mondo si parli d'Italia non si dica soltanto la mafia e i mafiosi, perché oggi è per questo che siamo famosi. Ma l'Italia è anche un'altra e la gente lo grida, i ragazzi sono pronti per vincere la sfida. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non sei un ideale, ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3. La mamma Felicia, che era sempre più preoccupata, salì su in soffitta anche lei, e quando arrivò lassù trovò Peppino che leggeva. Ah! Peppino, ma che cosa stai facendo? Ma non lo sai che quei libri sono proibiti? Ah, ma perché non li ho buttati via? Allora Peppino guardò la sua mamma con i suoi piccoli occhi neri neri e disse: meno male che non li hai buttati via, mamma. Se tu avessi obbedito all'ordine dell'Orcotano, io non avrei mai scoperto il colore della libertà. E allora Salvatore disse anche agli operai le parole dell'acqua magica. Disse che dovevano ribellarsi ed essi gli credettero e cominciarono tutti insieme a gridare una parola che suonava come una magia. Giustizia, 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 giustizia. Salvatore era felice. Se ne tornò a casa dalla sua mamma con i suoi calzini bianchi che non si sporcavano mai. La principessa Stella guardava dall'alto del suo castello dai mille occhi, chiuse tutte le finestre, chiamò a raccolta i suoi soldati più fidati e disse loro delle parole che suonarono come una maledizione. Se va avanti così farà una mala morte. Se va avanti così farà una mala morte. Paolo aveva un amico, si chiamava Giovanni. Paolo e Giovanni erano cresciuti sempre insieme, avevano giocato sempre insieme. Una volta a nascondino Giovanni aveva trovato Paolo e tutti i bambini lo avevano portato in trionfo per le vie del quartiere. Giovanni era imbattibile anche nel gioco degli indizi e abitavano in due case vicine. Così si passavano i libri di avventura. Diventarono grandi insieme e cominciarono a studiare quei libri per diventare giudici. E ci riuscirono, tutti e due. Ora erano davvero insieme contro il gattino. Il brutto giorno è il 16 di maggio. Il brutto giorno è l'8 di maggio. Il brutto giorno è il 23 di maggio. Il brutto giorno è il 19 luglio. 55 molliche di pane. 78 calzini bagnati. 92 sono le scale. 92 ripetuto due volte. Totò era uscito, stava andando al lavoro. Peppino guardava i treni passare. Giovanni in mare, dal finestrino. Che cosa vuoi, Palermo? Che cosa vuoi sapere di lui? Perché lo vuoi sapere? Lui non c'è più! Lui non c'è più! Perché gridi, Palermo, ora che tutto è finito? Non ti voglio ascoltare, non ti voglio guardare, non voglio tornare dove me l'hanno ammazzato, perché me l'hanno ammazzato a me! Si chiamava Salvatore. Salvatore Carnevale. E io sono la sua mamma. Mi chiamo Francesca Serio. Quel bambino si chiamava Peppino. Peppino impastato. E io sono la sua mamma, mi chiamo Felicia Bartolotta. Paolo Borsellino. Io sono sua sorella. Mi chiamo Rita Borsellino. La mafia non ha nessuna legittimità morale. Mi chiamo Francesca. Felicia. Rita, ma potrei chiamarmi anche con un altro nome. E ho una storia da raccontare a te. È la prima volta che te la racconto, senza tenere gli occhi bassi. Ed ogni volta è come se fosse la prima volta. 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
ci dobbiamo ribellare. Poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato.